Tra i tanti troppi errori che infarciscono il cosiddetto risorgimento, la storiografia ufficiale si guarda bene a menzionare colei che, senza dubbio alcuno, è forse l'unica abilità di Dio, Maria Sofia Fitzpatrick, ultima regina di Napoli, moglie di Francesco II di Bordone, che dagli spalti della fortezza di Gaeta oppose l'ultima eroica sfortunata resistenza contro l'invasione piemontese, che senza aver mai dichiarato ufficialmente guerra, con una ignominiosa aggressione, fagocitò il più antico, il più prospero, di questi territori della penisola italiana, di regno del 1905. Noi qui stasera celebreremo l'eroismo dei vinti, di quei vinti che i vinti di scuola non ricordano, di quei vinti che ebbero come loro regina l'eroica Maria Sofia, una sovrana di cui venne scorreva un sangue tra i più nobili della storia, come ebbe a scrivere Marcel Proust, e che, benché tedesca, possedeva una certa passionalità mediterranea. In lei si potevano, infatti, passione e riserva, sorriso e malinconia, giovinezza e insoddisfazione, anticonformista, ribelle, indomita, tenace, orgogliosa, mai rassegnata a sfidare il destino, e il suo coraggioso impeto d'azione a Gaeta la spinse sempre in maniera, insieme con i suoi soldati. Terz'ultima figlia dei duchi Max e Ludovica di Baviera, sorella minore della più famosa Elisabetta Sissi, futura imperatrice d'Austria, Maria Sofia nacque a Posenhofen, località dell'Alta Baviera, il 4 ottobre 1845. Da tutti i fratelli e sorelle di Wittelsbach, le più belle in assoluto erano Elisabetta e Maria Sofia. Eccezionalmente tutti, in un mondo popolare di biondi, avevano corpi slanciati, altezza superiore alla media e oggi profondamente turchini. Non appena 17 anni, Maria Sofia fu chiesta in moglie da Francesco II di Borgogna, erede al trono del suo Sicilio, che sposò per procura, non ancora 18 anni. Più di 3 mesi dopo il matrimonio, il 22 maggio 1859, moriva Re Ferdinando e Maria Sofia diventava al tempo regina del suo Sicilio. L'anno successivo Garibaldi, sbarcato a Marsala, grazie alla spudorata e subito alla protezione della Gran Bretagna, avrebbe poi impunemente risalito la penisola. In quell'estate del 1860, mentre vedeva sgretolarsi i regni sotto gli occhi, Francesco II, appellandosi al principio del legittimismo, da un lato cercava di coinvolgere i sovrani d'Europa, richiamando la loro attenzione sull'aggressione, e sperando in un loro decisivo intervento. Dall'altro si intestardiva ad affidare il comando alle sue truppe al generale dei Vecchi, che a loro volta facevano a gara a sottrarsi alle proprie responsabilità. Ed è qui che già si comincia a vedere l'animo brillantesco di Samuele Maria Sofia. Infatti, l'unica idea chiara in quella situazione, e da non perdere di vista mai la realtà, era Maria Sofia, la quale incitava continuamente il marito di mettersi lui, in prima persona, al comando delle truppe. I soldati avevano conseguito oggi chiusi. E chissà se loro entusiasmi, unito all'eroismo di cui in più occasioni avevano dato prova, non avrebbe costretto Peppe Garibaldi a scappare con le braghe in mano su qualche nave inglese, che per l'appunto seguiva passo passo tutti i suoi spostamenti. Purtroppo però l'esortazione della regina rimase inascoltata, e così il 6 settembre furono costretti ad abbandonare la nave. Qualcuno parlò di fuga, in realtà però così facendo, Francesco II evitò la sua amata capitale fosse bombardato dalle navi inglesi, che già erano in forza, proprio a ridosso del Palazzo Reale, di fronte a Santa Lucia, che all'epoca affacciava direttamente sul mare, e quindi proprio in direzione della città di Grandadiere, già opportunamente posizionata nella nave. In tal caso avrebbe risposto l'artiglieria a bomboni della stessa tempo, e si può immaginare quanto spargimento di sangue ci sarebbe stato per l'estate di nave, cosa che Francesco II non volle e che intenzionalmente evitò. Dopo la gloriosa ma sfortunata battaglia di Bordone, il recinto dell'estrema difesa del regno Borbone si sposerà a Gaeta, dove si spazi la sua antica fortezza, col suo spregiudicato comportamento, col suo sprezzo del pericolo. In tutti gli 800 giorni d'assedio, Maria Sofia scriverà la sua pagina di storia più gloriosa, per cui da allora in poi sarà ricordata come di Herbert von Gaeta, la regina di Gaeta. Di questo assedio, che
durerà dal 5 novembre 1860 al 14 febbraio 1861, la nostra storia, scritta come al solito dai vincitori, ignora quasi di tutti il comportamento eroico di Maria Sofia, che fin dal primo giorno del suo arrivo a Gaeta diventava il simbolo di quella sera. La sua immagine di eroina romantica si impone all'attenzione dell'intera Europa. Gli addimentosi rampoli delle più illustri casate aristocratiche ancora a Gaeta per offrire alla giovane regina la loro spada e spesso anche il loro cuore. Mentre le dame della nobiltà europea fanno una gara per far giungere i segni al cibo delle loro ammirazioni per quella che stava diventando la più famosa delle cosiddette Wittelsbacher, una romantica diciannovenne che in quell'ambiente eccezionale dove sono state bandite le ipocrite consuetudini di corte ed è imposto la semplice vita di caserma, trova finalmente il luogo ideale per sfogare pienamente la sua esuberanza e vivere per l'avventura che ha sempre sognato. Maria Sofia di Gaeta, il giorno più esaltante della sua vita, il mai scorderà. All'interno della roccaforte la situazione apparve subito molto critica. Scarse le provviste e gli armamenti, che diveniva ogni giorno più numerosa, la guarnigione diveniva ogni giorno più numerosa, a causa di un continuo sopraggiunto di volontari. Dalle circa 3.000 persone che abitualmente ne conteneva, si arrivò presto oltre 15.000 presenze. Ai difensori mancavano aperti e pagliacci, ed erano costretti a dormire sulla nuda terra. Mentre l'assedio si faceva sempre più duro, Maria Sofia visitava le parti delle caserme, controllava gli rafforzamenti, predisponeva l'assistenza ai feriti che ci sarebbero stati ed intensificò i rapporti diretti con la popolazione, tra la quale la giovane regina diventò ben presto popolarissima. Il suo ardimento naturale, unito a una buona dose di giovanile superanza, la spingeva nei luoghi dove il pericolo era maggiore. Visitava le più esposte postazioni dell'artiglieria, portando il suo splendido sorriso, la sua parola di incoraggiamento ai suoi soldati, che naturalmente la idolatrava. La regina sfruttava anche il suo fascino politico per alimentare lo spirito di resistenza. L'ambasciatore di Spagna, Bermuda De Castro, era sempre a suo fianco, anche nei momenti in cui il pericolo era già grave, era più grande. L'ammiraglio del Barbier del Dinamo, comandante della squadra francese, ancorato davanti a Gaeta, era praticamente innamorato di lei. Altrettanto erano numerosi volontari e legittimisti stranieri, e persino dei semplici soldati, che li inviavano poeta amorosi rossi quando succede. Per tutti, infine, la visione della regina che appariva in mezzo a tranquilla e allegra della sua freschezza di fanciulla non ancora ventenne, rappresentava un motivo di conforto e di entusiasmo. Di giorno e di notte si recava a visitare i feriti, che animava, confortava e consolava ad uno con parole non di regina, ma di sorella e di madre. È una meraviglia vedere quella bellissima e maestosa giovanetta sotto il più micidiale comandamento. Solo un focoso cavallo, visitare tutti gli ospedali, le batterie dove si combattiva, e dare gare, consolazione e sicurezza. Essa apparì in mezzo al fumo dei cannoni, allo scoppio delle bombe nemiche, come l'angelo consolatore. Oh, donna veramente ammirabile, scrive Giuseppe Puttano, quante volte ti vidi a volte in turni di micidiali proietti, e mentre tremavo per te, tu uscivi dalle ruine e balde sorridendo. Tu eri la meraviglia del tuo sesso, tu l'onore e l'orgoglio della medesima nostra creatura. Se la tristezza di poco, in malvagio, giunse a strapparti la corona, Gaeta riposò un altro sul tuo nobile capo, smagliante e luce per le tue. Che appagliò i tuoi nemici e fece sorridere con piacenza i due fedelissimi sottili. E così fu, quella corona strappata alla testa lasciò il posto di portare a un'eola di eroina di Gaeta. Tantissimi componimenti poetici sono stati composti per descrivere tutti questi stati d'animo nel confronto di Maria Sofia, ma su tutti giganteggio quello grandissimo poeta napoletano Ferdinando Russo, che nel 1919 mise in versi la testimonianza di un reduce di Gaeta, un ex artigliere da un intervistato, Michele Migliaccio, un soldato di Gaeta, un vecchio popolano che la scrittura aveva scaraventato nel precipizio della miseria, costringendo in un ospizio di poveri, dove egli passò tutti gli anni amari, cieco di morti e bagnati di braccio, e il cui unico preziosissimo tesoro che era rappresentato la medaglia dei suoi aveva distribuito a tutti i soldati prima di imbarcarsi per l'esilio. E a regine, signore, quando era bello, e che cosa, che maniera,
buona parola su di te, buona sfida alla figlia, stiamo sempre con lui, da un secolo, con venne con le cianti, ogni sera, bocca a bolla, con i giornanzi santi, tutto quanto. Lui pensi, lo suono di tutto quanto, desiderano quasi pronta che era significava per tipo cennando fare una morte che si chiama Petro. Bietta, la prima già da stare in pianta, ti faceva la mia fornacella. Come è così, voi vedete, lo scomputato è chiaro e a voi vedete. Questo è per dirsi di un movimento completo, per dire questo. Quando non capo a capo ai soldati, la regina passava gran parte del suo tempo tra i feriti. I soldati lavoravano e tutti volevano baciare la mano. Uno di essi, gravemente ferito, posò chiedere la sua assistenza durante la notte e Maria Sofia si aprì il suo desiderio, restando vicino fino a sopraggiungere la notte. Dopo un violento intensificarsi bombardamenti all'inizio del 1861, la situazione diventò drammatica e si cominciò a trattare la crisi. Alle 7 della mattina del 14 febbraio, Francesco II e Maria Sofia uscirono dalla loro casamatta per imbarcarsi sulla nave francese Moretta. Per la prima volta, gli occhi della regina erano inghiottiti dalle lacrime, le stesse lacrime che erano condotte tutti, uomini e altri, uomini, donne, militari, civili, anziani e bambini. Il successivo decennio, la coppia e altre lo visse nella sede di Roma, nell'esilio di Roma, ospiti di Pio IX, prima a Quirinale e successivamente a Palazzo Farnese. Qui Maria Sofia non perse tempo a riprendere la lotta mirata che usava il proprio per lui, diede le fucilazioni dei piemontesi e di vari popolari di volte che si attrezzavano contro di loro non potevano lasciare il freddo. Premeva e voleva dare inizio alla riscossa il più presto possibile. Voleva venire attorno alla bandiera egiziana tutti ma contenti della nuova situazione. Non importava se si trattasse di veri legittimisti o di avventurieri di Messina, che affluivano a Roma da ogni parte d'Europa. E i ministri loro, e dei miti che stanno dalla Francia, il generale carlista José Borges dalla Spagna, il marchese Alfredo Tresenier dal Belgio, il conte Erwin von Kalkreuth dalla Russia, Ludwig Richard Zimmermann dall'Assia, per citare i più famosi. Quest'ultimo, nelle sue memorie, così ne descrisse l'incontro del Palazzo del Quirinale. Mentre percorreva il gran cortile, e la sua consorte uscivano dalle semplici carrozze, vedeva la coppia per la prima volta e osservandoli non sminuiva la grande simpatia che aveva fino alla loro trovata come sui giovani sportivati degli anni. La storiografia ufficiale dividerà tutte queste figure di romantici e avventurieri con il termine spicciativo di precario. In molti casi però si tratta di veri e propri eroi, insorgenti, che se avessero vinto la loro battaglia sarebbero stati definiti partigiani. Quella che gli storici italiani chiamano guerra del brigantaggio confidò in proposito l'ormai anziana regina Giovanni Papini a Parigi nel 1914, fu la generosa rivolta degli umili contro il regime piemontese. Se il mio sposo, invece di rimanere a Roma, avesse varcato i confini di Roma, e si fosse messa a capo degli esorti raccogliendo le parti sparse di un solo esercito, sarebbe diventato imperioso per la regia di Napoli. E purtroppo non è. Nell'ambito della sfera privata, gli anni del siglo romano furono caratterizzati da eventi che segnarono fortemente il rapporto tra Maria Sofia e il suo consorte. Benché i loro rapporti intimi non fossero mai stati particolarmente intensi, la notte di Natale del 1869, la regina partì una bambina a cui fu posto il nome di Maria Pia, Maria Cristina Pia. La primogenita reale, però, già fragile dalla nascita, si spense il 28 marzo dell'anno successivo, a 3 mesi appena compiuto. Morì la sera fra le braccia della madre, in lacrime. Quando dovette distaccarsi da Maria Sofia, pazza di dolore, prese la piccola cassa in cui era stata deposta la bambina e, sorreggendola dalle braccia, la portò a lei affinché potesse baciare per l'ultima volta la sua unica figlia. Poi nata a terra della prima presenza. Nel 1870, pochi mesi prima che i piemontesi si impadronissero anche nella storia dello Stato della Chiesa, Francesco e Maria Sofia lasciarono definitivamente Roma. La morte della loro figlioletta era stata per loro un colpo da niente. Lui si abbandonò ad una vita sempre più mistica. Lei sicuramente definitivamente perduto quell'antico ardimento che le aveva fatto guadagnare il nome di regina di Merida. Si sposteranno presso attraverso le Roma, avendo però come base fissa Parigi.
Insegno l'ex sovrano, che ormai si faceva chiamare Conte di Castro, o addirittura semplicemente Dio Fabiani, si ritirò nel volontario siciliano nel Tirolo, dove morirà il 27 dicembre 1894, molto più tardi di suoi effettivi 58 anni. Maria Sofia, invece, seguendo sempre la sua naturale irreverenza, cioè la brigantessa dentro, brigantesca della sua lingua, si spostava sempre più spesso tra Monaco di Pavia, Londra e soprattutto Parigi, dove, secondo una recente ipotesi, frequentò ambienti e figure anarchici con i quali aveva condiviso la responsabilità dell'organizzazione dell'attentato che costò la vita a Umberto I, il 29 luglio 1911, consumando così la sua nemesi storica contro il nobiliare di Savoia. Allo scoppio della prima guerra mondiale, in quanto tedesca, fu costretta a lasciare la Francia e fissò la sua residenza a Monaco, in un modesto appartamento di un antico palazzo di famiglia, nella Ludwigstrasse. Le facevano compagnia dei marini camerieri napoletani e il segretario Carlo Barcellone. Ogni qualvolta le sue limitate finanze glielo consentivano, si recava nei campi di concentramento di prigionieri italiani. Fra questi soldati, laceri ed affamati, cercava solo i napoletani per distribuire loro, come a Gaeta, le sigle, fosse ricoperte e sicuramente con alcuni cioccolati, dice Ferdinando Lesso. Molti italiani visero la regina dei campi di prigionia, parlando loro in italiano, e quelli che si meravigliavano, a quelli che si meravigliavano, si spiegavano, sono una signora che conosce bene Napoli, oppure ho imparato a giungere a parlare italiano. Poi diceva, povera gente, si stupiscono di trovare così simile a loro, perché domani si hanno avuto la loro relazione di tolleranza. Regalò tutti i suoi libri italiani, altrettanto buono e coraggioso come è stato un tempo quando regina soldata aveva combattuto gli sbatti di Gaeta, essendo venuta a schierarsi con animo cavalleresco dalla parte di Tifoli, come scriveva Marcia Croce. Ancora ottantenne, non rinunciava mai alla sua quotidiana passeggiata, montata ancora a cavallo. Riceveva spesso nobili ospiti delle varie dinastie europee e strinse la forte con l'unzio apostolico Eugenio Pacelli, il futuro Pio XII. Addirittura il suo spirito proprio guerriero di allevamento non abbandonò mai. Infatti, quando nel 1919 scoppiarono a Monaco di Pavia i monti spartachisti, lei, durante questi monti, sotto la sua finestra, con le lettere barricate. Quando le truppe del governo attaccarono la posizione dei rivoltosi, Maria Sofia risultò di fiducia di Nannina a proteggersi, malgrado le preghiere del proprietario, che tenne ogni responsabilità, che volle assistere alla lotta alle finestre del suo appartamento, per vedere se almeno i rivoluzionari di oggi erano meglio di quelli dei tempi. Quindi basta che si combatte. Poi, tre mesi prima della sua morte, vi lasciò un'altra intervista a Giovanni Anzalvo, allora giovane inviato di famiglia della Sera, intervisti che all'epoca fu censurata, altrimenti siamo che sarebbero dispiaciuti. Quindi, siamo a praticamente novembre 1924, qualche mese dopo, Maria Sofia fu Petersburg, poi di Borgogna, ultima regina di Napoli, del 2 Sicilia, e eroina di Caenza, il dottor Papa, si addormentò nel sogno della nuova morte, la notte del 18 e 19 gennaio 1925. Inizialmente fu sepolta nella tomba di famiglia su 30 criteri alla serie. Poi il progetto secondo invece era stato sepolto prima nella chiesa della collegiata di Acqua di Tirolo e poi a Trento, dove il 9 dicembre 1938 giunse da Monaco di Pavia la salma di Maria Sofia affinché fossero trasferiti entrambe a Roma, nella chiesa dello Spirito Santo di Napoletano, che già ospitava le spoglie del loro figlioletto, e dove sarebbero rimaste fino al 10 aprile 1984, data per la loro trattazione nella chiesa di Santa Chiara, grazie all'incommiabile e disinteressato affetto del compianto di una vita di Lorenzo, maggiordomo della casa della di Bologna, di Seducini, che si accollò le spese di tutta l'operazione. Un mese dopo una cerimonia, volutamente riservata, di cui si è solo a cose fatte, nella stessa basilica di Santa Chiara. Questa volta stracolma di fuoco, ci tenne il funerale solenne di due anni napoletani. Tra i tanti che mi accorsero c'era il libro,
che con gli occhi velati di lacrime, con nota da volo per la commozione, mi abbracciavo realmente il mio figlio e la mia regina, che finalmente, dopo 24 anni di esilio, ritornavo nella loro antica capitale. In questa sintesi biografica di mia Sofia, che ho appena letto, ho volutamente sottolineato le definizioni che si possono senza dubbio adattare anche alla fine del bellissimo Archivio di Cesare, affascinante emblema di insorgenza popolare. Per esempio, anche io, come Maria Sofia, con esuberante specificatezza e naturale ardimento, sopra un focoso cavallo, fu vicino a suo un ex soldato di Sicilia e anche lui si chiamava Francesco, che per dire al suo giuramento non voleva passare all'esercito salvatore, incitando lo sprezzo del pericolo di suoi compagni alla comunista del Regno. Con la loro vita eroica e superiore, Maria Sofia, Michelina di Cesare, con le due eroine romantiche, nel senso più ampio della situazione, coetanee, nate tutte e due nello stesso mese, nello stesso anno, e hanno dato lo stesso splendido fascino pulito, meravigliosamente brune, il corpo slanciato, un'altezza superiore alla media, e lo sguardo fino che si uccellava in loro la passionalità mediterranea. È probabile che essi si siano anche incontrati a Roma, dove, durante una delle sue fughe strategiche, Michelina fu immortalata in tutta la sua bellezza di ritratti e poi l'aveva presa a cielo. Con Maria Sofia, infine, anche ella era decisamente anticonformista, ribelle, indomita, tenace, orgogliosa e mai donna. Un'ultima notazione: i farisei della cultura ufficiale sono distacciarsi le vesti nel condannare un presunto oltraggio fatto alla prima del Fonseca che nel 1799 sarebbe stato indicato senza mutare, ma non accenno mai, nemmeno lontanamente, all'affronto fatto al corpo di Michelina Cesare dopo averla abbracciata. La figura di queste due donne, accomunata alla storia della sfortunata esistenza dell'aggressione piemontese, si fondono nell'eroismo dei vinti, di quei vinti che di quelli scuolano le porte, poi addirittura direggiano, ma che, proprio per questo, sono i nostri simboli indelebili. Grazie.